Attentato al premier slovacco Fiso, operato in gravi condizioni, arrestato l'aggressore, Meloni esprime profondo sconcerto. Guerra in Ucraina, truppe russe avanzano su tutto il fronte, più di 8.000 sfollati da Kharkiv, Kiev ripiega al sud, Putin realizziamo gli obiettivi. Ilaria Salis dal carcere ai domiciliari a Budapest, accolto il ricorso per lei, braccialetto elettronico e cauzione, il padre, siamo felicissimi. Stime della Commissione europea su Italia, PIL 2024 in crescita dello 0,9%, aumenta debito pubblico, Giorgetti, previsioni in linea con le nostre. Maggioranza avanti con riforma giustizia, domani voto fiducia su superbonus, opposizioni da Istat, schiaffa esecutivo, povertà aumenta. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, chiuse le indagini, a Filippo Turetta contestate crudeltà e premeditazione, rischia l'ergastolo. Forte maltempo in Lombardia, a Milano allagamenti per l'esondazione dell'Ambro e del Seveso, al centro-sud sole e caldo. Festival di Cannes ha presentato fuori concorso il film spettacolare Furiosa con Anya Taylor-Joy, principessa guerriera, protagonista del nuovo capitolo della saga di Mad Max. Spari contro il premier slovacco Robert Fico dopo una riunione di governo vicino Bratislava. Intervento in corso è gravissimo. Arrestato l'attentatore, un 71enne. Disapprovo le sue politiche, ha detto. Biden, orribile atto di violenza. Mattarella, fatto gravissimo anche per l'Unione Europea. Parolin, sembra che non ci siano più limiti. Meloni, profondo sconcerto. Più 0,9%, Bruxelles rivede al rialzo la crescita italiana sopra la media europea, meglio di Germania e Francia. Preoccupano gli effetti del superbonus. Ilaria Salis, il tribunale ungherese concede gli arresti domiciliari, braccialetto elettronico e cauzione di 40.000 euro. Il padre, siamo felici di poterla riabbracciare. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, la procura di Venezia, Filippo Turetta avrebbe agito con premeditazione, crudeltà ed efferatezza. Il giovane rischia l'ergastolo. Forte ondata di maltempo in Lombardia, esondano il Lambro e Seveso, allagamenti a Monza, scuole evacuate, domani ancora allerta al nord, al sud anticipo d'estate. Da regina degli scacchi a Furiosa, Anya Taylor-Joy, protagonista del nuovo capitolo della saga di Mad Max, in anteprima a Cannes e sul red carpet, sfilano le donne che hanno denunciato di avere subito abusi nel cinema. Basta tacere. Attentato al premier slovacco Robert Fico, in pericolo di vita, ferito a colpi d'arma da fuoco al braccio e all'addome dopo una riunione di governo ad Andov, la nord-est di Bratislava, arrestato l'aggressore. Accolto il ricorso di Ilaria Salis, potrà uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest. Il padre, non vediamo l'ora di riabbracciarci, ora più facile il rientro in Italia. Superbonus decreto al Senato, il governo chiede il voto di fiducia, la maggioranza necessario, rispettare i tempi, restano le tensioni in aula, nessun senatore di Forza Italia. Le previsioni economiche di Bruxelles, PIL italiano in crescita ma pesa il debito, Istat povertà ai massimi degli ultimi 10 anni, per i giovani sempre peggio, Schlein famiglie in difficoltà. L'omicidio di Giulia Cecchettin, chiuse le indagini, l'ex fidanzato Filippo Turetta rischia l'ergastolo, contestate le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Maltempo in Lombardia, il Lambro esonda nel parco di Monza, non basta la vasca di contenimento, strade allagate, scuole evacuate, straripa anche il Seveso, decide gli interventi dei vigili del fuoco.